Amici di SOS Arezzo TV, buonasera. Questa sera torniamo a occuparci del parcheggio di Via del Rossellino. Qui vediamo la situazione con la luce e vediamo che, insomma, ci dicono alcuni frequentatori che c'è, diciamo, spesso ci sono cattivi odori, vediamo infatti dei bisogni, sporcizia. Qui c'è una rete divelta, come potete vedere. Insomma, è un parcheggio che, pur essendo abbastanza comodo e vicino al centro, però non invoglia molto. È il parcheggio poi anche dei bus, è il parcheggio sull'altro lato anche dei residenti. Questa è la situazione comunque in ore diurne. Ecco, qui vediamo invece la stessa situazione quando cala la tenebra, o le tenebre, calano le tenebre, diciamo così. Ecco, la motivazione di alcune segnalazioni è proprio questa. Qui vediamo proprio una passeggiata in presa diretta. Ecco, vedete che il parcheggio è veramente buio, ci sono poche luci e si fa fatica a, così, non tanto a camminare, perché comunque si vede, ma diciamo che anche questa situazione non invoglia le persone magari andare a riprendere la macchina quando, appunto, c'è il buio, perché è scarsamente illuminato questo parcheggio. Anche vicino alla macchinetta, appunto, dove si paga la sosta, c'è appunto un certo buio, e quindi ci dicono alcune persone che non invoglia molto lasciare l'auto qui. Ed è un peccato, perché appunto si tratta di un parcheggio abbastanza vicino al centro. Ecco, vedete proprio che è buio, molto buio, come ci dimostra questo video che ci ha mandato un telespettatore. Vedete proprio che le luci sono poche, si trovano solo qui alla sinistra, come vedremo tra poco, e per il resto è scarsamente illuminato. Quindi magari, non so se è competenza di ATAM o del Comune di Arezzo predisporre una migliore illuminazione, perché, ecco, a parte questa luce qui, poi vedete che le auto sono sostanzialmente al buio, e quindi, ecco, come dicevo, non è molto accogliente come parcheggio. Poi c'è una luce anche che proprio non funziona. Ecco, la vedete lì in centro, al centro c'è una luce che è totalmente spenta. Insomma, di giorno abbiamo visto un po' la sporcizia, cattivi odori, quindi una situazione un po' di degrado. Con il buio si vede poco e quindi, insomma, le persone non si sentono sicure a parcheggiarci. Quindi è un peccato che un parcheggio comodo, dove spesso si trova posto vicino al centro, ecco, non sia particolarmente accogliente, e invece lo potrebbe assolutamente diventare con piccoli interventi. E speriamo allora che questi contributi dei nostri telespettatori possano servire in modo costruttivo a migliorare la situazione in un parcheggio, ecco, che potrebbe anche essere ulteriormente riscoperto. Redazione @arezzotv.net per le vostre segnalazioni. Ci vediamo e ci sentiamo domani.